Salve, benvenuti in questo quinto video di una serie di video in cui si parla di Microsoft Power BI, Power Query, Power Pivot e Power Map. Stiamo realizzando il sistema informatico della nostra azienda, ad esempio molto semplice, che ha una serie di negozi all'interno di alcune città e che vende una serie di prodotti ad un certo prezzo. Abbiamo utilizzato come dati sorgenti dei file testuali separati da virgole per creare questi oggetti tabulari, tabella comuni, tabella prodotti. Stiamo utilizzando una struttura molto simile a quelle che si utilizzano in Access. Abbiamo due tabelle esterne, tabelle comuni e prodotti, che con la loro chiave primaria, ad esempio comune nella tabella comuni, e nome prodotto nella tabella prodotti popoleranno e riempiranno la tabella transazioni. Ci siamo portati un po' avanti con il lavoro, abbiamo aggiunto dei semplici automatismi, per esempio per favorire la persona che fa data entry abbiamo aggiunto una semplice combo box a discesa che viene fatta andando nel tab dati con valida dati ad elenco, che ovviamente pesca per quello che riguarda il nome prodotto, i dati dalla tabella prodotti. E per quello che riguarda invece i nomi dei comuni, vedete come sempre una casella discesa con valida dati ad elenco, pesca i sorgenti dalla tabella comuni. Poi abbiamo realizzato un semplicissimo cerca verticale in maniera tale che quando la persona fa data entry e aggiunge un oggetto prodotto in questa colonna, automaticamente viene riempito il prezzo. Questo l'abbiamo fatto per facilitare la persona e per ridurre l'errore. Poi abbiamo aggiunto un semplice controllo ActiveX. Se noi andiamo nel tab sviluppo e progettazione, lo vediamo con una riga di comando in cui dice che quando seleziono una cella e poi scelgo una data nel controllo ActiveX, quella data deve andare a finire all'interno della cella. Per gestire questo cerca verticale che verifica qual è il valore nella cella a fianco e poi lo va a pescare in quella prodotti, noi abbiamo dovuto modificare un po' la struttura di questa tabella perché sappiamo che il cerca verticale fa una procedura di ricerca da sinistra verso destra, quindi vuole nella prima colonna l'oggetto che cerca e poi nell'indice 2 o 3 la corrispondenza del prezzo. Ma abbiamo per semplicità diciamo simulato degli acquisti che sono sempre molto simili, avvengono il primo giorno della settimana e l'ultimo, lunedì e venerdì. Facciamo un acquisto, iniziamo un sesto acquisto nell'ultima settimana, mettiamo lunedì, e come vedete si popola perché l'active cell dice in questa cella che io ho attivato mettimi questa data. Semplicemente copiamo questa convalida e ci inventiamo un acquisto. Copiamo anche qui questo cerca verticale, vedete che fa automaticamente il lookup del prezzo, tant'è vero che la tabella prodotti ci dice che lo slittino costa 150 euro. Poi indichiamo a mano, ad esempio, che ne sono stati comprati due. Anche in questo caso copiamo la formula trascinando e utilizzando la maniglietta e diciamo Firenze. Facciamo l'ultimo acquisto, due acquisti la settimana. Ne compriamo uno il venerdì, che però è del prossimo mese, quindi decidiamo di fare giovedì. Come sempre con la maniglietta trasferiamo e scegliamo divano, copiamo la formula anche qui e vediamo che correttamente ci dice che il divano nella tabella prodotti costa 350 euro. Diciamo che ne abbiamo venduti 4, siamo stati fortunati. Copiamo la formula per avere il riempimento e diciamo Catania. Perché scegliamo questa? È semplicemente una tecnica per ridurre l'errore. Ovviamente in questa serie di video non ci occuperemo di come fare veramente solidamente questi fogli Excel, perché noi ci stiamo occupando della creazione di un data model
a partire da dei sorgenti esterni testuali, separati da virgole. E mentre questi sorgenti esterni testuali hanno creato i sorgenti esterni per queste tabelle, adesso questi oggetti tabelle saranno a loro volta dei soggetti esterni per il vero e proprio data model che si costruirà in Power Pivot. Quindi prima abbiamo usato Power Query per inserire dei file di testo esterni e poi usiamo Power Pivot per trasformare questi oggetti tabella in un vero e proprio data model con delle strutture relazionali. Possiamo vedere che se noi andiamo a vedere, per esempio, nel tab Formule Gestione Nomi, la tabella comune è stata depositata con il nome Merge One perché deriva da un merging di due soggetti esterni, e la tabella prodotti è stata depositata con il nome Serie di data esterna ai prodotti perché è stato direttamente importato. Questa serie di celle, pur rappresentando una tabella, ancora no, diciamo, non fa parte del data model. Come vedete, non è presente. Per poterlo fare, seleziona una cella interna, si preme CTRL nella tastiera T e vedete che correttamente lo strumento seleziona la serie di celle da trasformare in oggetto tabella, e per fare questa operazione la nostra serie di celle deve avere almeno una riga libera sotto e una colonna libera a destra, e si preme OK. Come vedete, anche questa serie di celle viene trasformata in un oggetto tabella. E noi, andando nel tab Formule Gestione Nome, ce ne sinceriamo perché adesso abbiamo tre oggetti. Vedete, la tabella comuni definita Merge One, la tabella prodotti, SD e prodotti, la tabella transazioni chiamata genericamente tabella 3. Quando si effettuano questi tipo di operazioni continuamente, io ho trovato utilità mettere in questa barra qua, per esempio, il formato numero e la diminuzione e l'aumento delle percentuali e la gestione nomi, perché altrimenti quando sono in Power Pivot e in Power Query questi pulsanti mi spariscono. Quindi per, diciamo, personalizzare questa barra è sufficiente cliccare questa freccia, andare su altri comandi e all'interno delle relative schede scegliere il comando che interessa ed inserirlo qui con il tasto aggiungi. Io in particolare che cosa ho fatto? Ho preso dal tab Home il comando numero, e lo vedete qua, e il comando aumenta e diminuisce percentuali, e poi dal tab Formula il comando gestione nomi. Vedete, in maniera simpatica, mentre qui occupa tutto il ribbon, tutta l'iconcina qui viene ridotta. Adesso, se noi abbiamo effettivamente i nostri tre oggetti con le chiavi primarie, nome prodotto che andrà a finire in nome prodotto, tabella prodotti con comune che andrà a finire all'interno della tabella transazioni, possiamo finalmente inserirli nel vero e proprio data model fatto con Power Pivot. Basta andare nel tab Power Pivot, fino adesso abbiamo usato Power Query ed Excel, adesso inizieremo ad usare un altro strumento, e bisogna selezionare tabella per tabella e cliccare questo tasto. Questa crea tabella collegata. In realtà a me avrebbe fatto piacere trovare inserisci nel data model, perché in realtà cliccando questo tasto viene inserito l'oggetto tabella, l'abbiamo cliccato, all'interno, vedete, del data model strutturato con Power Pivot. Non ci dobbiamo fare ingannare perché questo strumento sembra simile a Power Query, ma in realtà è un altro strumento. Vedete, Power Pivot. Abbiamo aperto Microsoft Excel, Power Pivot e la finestra di Microsoft Visual Studio perché abbiamo fatto quel piccolo codice in VBA. Vedete, è stata la tabella, l'oggetto tabella inserita e correttamente chiamata Merge One. Ritorniamo in Excel, dobbiamo farlo per ogni oggetto tabella. Prendiamo la tabella transazioni che la utilizzeremo come una specie di tabella join in Microsoft Access. Ancora crea tabella collegata, vuole dire aggiungi l'oggetto tabella al nostro data model. E quindi il nostro data model adesso avrà due oggetti, un oggetto merge one e la nostra tabella transazioni. Torniamo ancora in Excel perché questa cosa va fatta per ogni oggetto. Selezioniamo la tabella, crea tabella collegata, vale dire aggiunge al nostro data model Power Pivot, e adesso finalmente avremo tutti e tre i nostri oggetti. Vedete? La tabella join, la tabella merge e la tabella prodotti.
È interessante notare che questo strumento ci dà una vista dati che è di tipo tabulare, ma c'è una vista diagramma che è assolutamente simile alla vista delle relazioni che abbiamo in Microsoft Access. I nostri oggetti tabulari sono stati, vedete, inseriti proprio come in Microsoft Access, come degli oggetti grafici. Lui la definisce una vista diversa. In realtà questa non è semplicemente una vista diversa, perché io da questo pannello, cioè dalla vista diagramma, mentre nella vista dati io vedo ciò che entra nel mio data model, nella vista diagramma io creo le relazioni. Nella stessa maniera in cui facciamo in Access, si prende per esempio la chiave primaria comune e la si collega con la seconda chiave primaria della tabella transazioni e viene individuata una relazione. Vedete? Questa linea indica una relazione fra i due oggetti, fra le due entità informatiche. Si prende il nome prodotto e si introduce una relazione cliccando fra la chiave primaria e la chiave secondaria. Vengono chiamate primary key o foreign key, ma potremmo dire, siccome c'è P e F, potremmo dire chiave padre, chiave figlio quasi. Vedete, differentemente da Access, non indica graficamente quali campi sono collegati, ma se noi indugiamo un attimo sopra la relazione, vediamo che questa relazione crea una relazione fra nome prodotto e nome prodotto. E questa relazione invece è, vedete, fra comune e comune. Che cosa abbiamo usato? Abbiamo usato Power Pivot per introdurre una struttura relazionale nel nostro data model, collegando degli oggetti che provengono da Excel, i quali a loro volta provenivano da diversi file di testo. Per il momento questo video è terminato, e poi nei prossimi video vedremo come utilizzare Power Pivot per creare i campi che ci mancano. Che cosa ci manca? Evidentemente noi l'abbiamo reso implicito, ma l'abbiamo fatto apposta. Vedete che nella nostra transazione, stranamente, c'è il prezzo del prodotto e la quantità venduta, ma non abbiamo il nostro fatturato. Sarebbe semplicissimo moltiplicare il prezzo del prodotto per la quantità venduta, poi aggiungere l'IVA se c'è la necessità, ma noi non lo vogliamo fare qui perché stiamo vedendo come queste entità relazionali, da oggi in poi, grazie a questi nuovi strumenti Power Query e Power Pivot, vengono create all'interno di Power Pivot. Quindi noi abbiamo importato i nostri oggetti tabella in Power Pivot, introducendoli nel nostro data model, e poi abbiamo creato delle relazioni fra le chiavi primarie e secondarie che avevamo messo, costruendo una struttura assolutamente similare a quella che si fa con Microsoft Access. Da questo pannellino qua noi capiamo che dal momento in cui Microsoft ha introdotto Power Query e Power Pivot, si può dire che Excel è a tutti gli effetti non solo un foglio di calcolo, ma un database che ha delle funzioni pienamente relazionali. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo video.